signore e signori, Silvia Persico! Paolo Stanca! Sono le note di David Guetta con la sua Titanium a fare da sfondo alla stagione di Silvia Persico. Due mesi fa queste note suonavano sul podio dell'italiano di cronometro vinto da Silvia, stavolta su quello ancora più prestigioso della Coppa Rosa di Borgo Valsugano. Fili conduttori, storie già viste, corsi e ricorsi storici come quello di un Angela Maffeis, la più sfolgorante sorpresa della stagione lombarda lieve, ancora seconda, così come era accaduto ai campionati italiani e così come lo era stato sette giorni fa al Fardelli proprio dietro a Silvia Persico. Già Silvia Persico. I corsi e ricorsi storici avrebbero dovuto far tremare tutte le italiane al via. Sì, perché ancora c'era la nazionale tedesca, ancora la media è stata alta, ma stavolta le protagoniste sono tutte di casa nostra, italiane o meglio lombarde, visto che il podio viene completato da Sara Wackermann davanti alla tedesca Klein. Corsa vincente, ritmo forsennato nelle due salite finali, gruppo prima sbriciolato dal veemente forcing di Francesca Balducci che se ne va sull'ultima salita. Poi sulla Toscana ritornano Persico, Maffeis, Franchi, Ragusi e infine a giocarsi la vittoria sono 12 atleti. La volata nel budello finale è un autentico palio di Siena, Licata e Franchi sbagliano la curva e finiscono larghi, Maffeis banda per non cadere e chiude Persico sulla sinistra, centrostrada Ragusa con la ruota Wackermann può aprire il gas ma più forte di tutte sono Maffeis e Persico, quest'ultima che conclude a braccia alzate dopo una rocambolesca rimonta. Eccole infine le parole dell'emozionata vincitrice ai nostri microfoni. Sì, tenevo molto a vincere questa gara perché dovevo ricambiare tutti i favori delle mie compagne, ringrazio tutte le mie compagne, il mio direttore sportivo e tutti quelli che mi vogliono bene. Racconta com'è andata la corsa, racconta come è stata e dove si è decisa. Ma si è decisa sull'ultima salita a 7 km e c'era via Balducci. Balducci che ha provato a scattare da sola, poi il gruppo si è ricompattato, racconta com'è andata la volata del gruppetto finale. Ma sono cadute ai 300 metri, io ero in terza posizione e niente, ce l'ho fatta.